Gentili telespettatori, buona giornata. Per quanto riguarda il referendum contro l'autonomia differenziata, Schlein orgogliosa dice oltre 250.000 firme in poche ore. Per presentare un referendum serve 500.000 di firme. In poche ore hanno raggiunto la metà. Sicuramente la raccolta delle firme arriverà a delle cifre molto importanti, oltre i 500.000. Autonomia, un referendum, ma come? Quanti referendum ci sono? C'è il referendum confermativo e il referendum abrogativo? Che cosa vuol dire questo? Allora, intanto la Schlein dice oltre 250.000 firme in poche ore a sostegno del referendum contro l'autonomia differenziata. Mentre la destra divide il paese, divide le Italie, le italiane, gli italiani in cittadini di serie A e cittadini di serie B, la nostra comunità è al lavoro per raccogliere le firme in tutta Italia e dire no a una riforma che taglia i servizi, privatizza il Servizio Sanitario Nazionale e attacca l'istruzione pubblica aumentando le disuguaglianze. È una mobilitazione straordinaria grazie alle nostre e ai nostri militanti impegnati in questi fine settimana nei banchetti da sud a nord del paese, sempre tra le persone, scrive su Facebook la segretaria capo del PD, Elly Schlein. Allora, tutto quello che ha raccontato è tutto di fantasia. Io sono stato molto attento a questa autonomia differenziata. All'inizio ero anche contro, poi ho capito che realmente l'autonomia non andava a separare il paese, non faceva cittadini di serie A e di serie B, non divideva nulla, non divideva né l'istruzione né nient'altro, ma anzi avvicinava, perché l'autonomia, per come l'hanno pensata, poi vediamo se sarà così, per come è stata pensata, deve istituire e realizzare questi LEP. Cosa vuol dire? Che bisogna raggiungere in tutta Italia dei livelli sufficienti nei servizi, nella sanità e nella scuola e nei trasporti. Oggi l'Italia è divisa in serie A, in serie B e in serie C. Con l'autonomia si andrebbe a diminuire le distanze, perché con questi LEP, facendo diventare per esempio in Sicilia sanità e trasporti a livello sufficiente, si andrebbe a diminuire questa distanza tra le varie regioni. Invece la sinistra racconta il contrario, dice che questo andrebbe a separare i cittadini di serie A e di serie B. È una vera e propria storia di Babbo Natale questa, non è vero. Viene raccontato questo perché si vuole impedire questa riforma, perché era una riforma che la Lega sognava, anche se non è poi quella vera che loro immaginano, ma è un'altra cosa. Però la sinistra, per impedire il sogno leghista e un'autonomia che avvicina il paese, racconta la storia al contrario. La storia al contrario. Quindi da avvicina al paese a divide il paese. Perché? Perché lo propone la destra, lo propone il governo, lo propone la Lega, e allora tutti uniti a sinistra per dire di no. Ma davvero questa volta è una storia veramente di Babbo Natale. Quindi raccolgono le firme per andare a fare un referendum contro un altro referendum. Che vuol dire? Significa che l'autonomia, come il premierato, o meglio, il finto premierato, e la riforma della giustizia sono delle riforme costituzionali che hanno bisogno del 66% dei voti in Parlamento. La maggioranza non ha il 66% dei voti. E quindi cosa succede? Viene approvata in Parlamento e si rimanda tutto al referendum confermativo, cioè gli italiani sono chiamati ad andare a votare e a scrivere se vogliono o no l'autonomia, se vogliono o no il premierato, se vogliono o no la riforma della giustizia. Quindi ci sarà un referendum. La sinistra propone un referendum per cancellare la legge che dovrebbe essere approvata con il referendum confermativo. Quindi c'è un referendum per legge e un controreferendum
e per il quale bisogna raggiungere 500.000 firme. Quindi, se l'autonomia dovesse passare il referendum e ci fosse un sì, che è molto difficile perché gli italiani in maggioranza sono contrari a questa autonomia, perché? Dicono, nel dubbio che questa autonomia sia qualcosa di sbagliato, nel dubbio, visto che non si capisce bene, voto no e rimaniamo così. Ecco, quindi probabilmente non passerà l'autonomia perché gli italiani nel dubbio dice bah, hanno detto che è un danno, hanno detto che va bene, non lo so, una parte politica dice che divide l'Italia, l'altra parte politica dice che la unisce, io nel dubbio voto no, così mi tolgo il pensiero di sbagliare. Ecco, quindi probabilmente l'autonomia già fallirà al referendum confermativo. Se non dovesse fallire, arriva il referendum abrogativo promosso dalla sinistra, che sarebbe un secondo referendum sull'autonomia se passa col primo referendum. Capite un po'? Sarebbe come la rivincita, no? Come dire, passa con il referendum confermativo, allora arriva la rivincita, una specie di ballottaggio, una rivincita con il referendum abrogativo. Ecco, questa è la realtà, vedremo quello che succede, anche se credo che realmente al referendum andranno a votare in pochi, in pochissimi, e la maggioranza di quelli che andranno a votare saranno di sinistra, perché si metteranno di buona lena, dice andiamo a votare, ci alziamo dal divano, andiamo a votare per fargli fallire il referendum. Quindi, dato che in questi casi la sinistra davvero si alza dal divano e va a votare, come era successo con Bonaccini in Emilia Romagna, che era diventata la sfida Salvini-Bonaccini, vi ricordate? Quelli di sinistra andavano in giro coi pulmini a prendere le persone che non riuscivano a scendere le scale, che avevano bisogno d'aiuto, e li portavano a votare. Ecco, quando la sinistra si mette in testa di far fallire un referendum per fare un danno al governo Meloni, vedrete che si alzeranno dal divano, dal letto, dalla sedia e andranno a votare, e saranno anche aiutati ad andare a votare. Per questo che vi dico, probabilmente andranno a votare in pochi al referendum e la maggioranza di quei pochi saranno quelli che lo vogliono far fallire, perché si metteranno in testa di andare tutti a votare per farlo fallire. E voi direte, ma quelli di destra non si mettono tutti d'accordo per andare a votare e farlo passare? No, perché quello di destra dice, beh, ma ci andrà un altro, io ho altro da fare. Sto guardando la televisione, non mi lasciatemi in pace. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Arrivederci e grazie.